Salve, sono passati 9 mesi da quando la mia cara mamma ci ha lasciato. Ho aspettato 9 mesi apposta perché volevo scrivere giornali per portare conoscenza di quello che succede quando le persone anziane non vedono i loro parenti per il Covid, ma poi ho deciso di fare un video. È un video per raccontarvi che quando hanno dimesso dall'ospedale mamma, abbiamo dovuto ricoverarla in una RSA, direi considerata la migliore di Verona, in quartiere Santa Lucia, perché nessun dottore di base avrebbe voluto assisterla, ci avevano detto, e di fatto il nostro aveva detto così. Abbiamo portato mamma, che è stata ricoverata in una stanzetta da sola, in isolamento, a pagamento ovviamente, per riuscire a farla sedere un pochino negli ultimi giorni della sua vita, e dopo 3 settimane di ricovero da sola in questa stanza se n'è andata e ci ha lasciato. Il ricovero è stato abbastanza traumatico, e anche l'esperienza, nel senso che era sola in isolamento e era seguita da persone che andavano ogni ora dentro un attimo a seguirla, e non era possibile andarla a trovare. Mamma ha cominciato il declino, nel senso che si rifiutava di fare la logopedia e tantissime altre cose. Dopodiché lo staff dell'RSA ha deciso di darci permesso di andare 40 minuti ogni giorno a seguirla per caricarla un po'. È successo che è entrata una persona con il Covid, e nel giro di poco il Covid si è diffuso in tutta l'RSA, dovuta non a questa persona, ma abbiamo saputo che era stata la fisioterapista che seguiva anche questa persona, che non ha fatto i debiti controlli in quei giorni e l'ha spalmato su tutti i piani dell'RSA. Ora, noi eravamo a pagamento con la mamma in una stanzetta unica, quindi benissimo, le regole sono regole, però dipende anche da com'è lo stato della persona, perché persone molto malate potevano essere seguite. Morale della favola: mamma non aveva il parasponde e ha battuto e si è rovinata tutte le gambe. Non ha avuto il materasso antidecubito, abbiamo dovuto chiederlo noi, anche se eravamo a pagamento, ricordare tutto quanto noi dall'esterno. Insomma, l'esperienza non è stata tra le migliori. Ce la facevano vedere ogni giorno, qualche minuto con l'iPad, e dopo la decisione di farci vedere questi 40 minuti col Covid, tutto è caduto. E quindi è rimasta completamente sola. Il venerdì, il giorno prima che ci lasciasse, l'abbiamo vista, le abbiamo fatto delle richieste, scherzando, ci ha risposto. Il giorno dopo, mia sorella alle 4:30 l'hanno rivista con l'iPad e sono rimaste un po' spaventate, ma non ci hanno detto niente, mentre ci avevano promesso che ci avrebbero avvisato quando era sul punto. Infatti, questo è successo alle 4:30, alle 5:30 hanno chiamato dicendo che se n'era andata, e purtroppo da sola, perché quella che la stava assistendo era andata a prendere l'ossigeno. Loro lo sapevano dalle 2:30 che non sarebbe arrivata sera, quindi non hanno nemmeno rispettato gli accordi. E quando mia sorella ha incontrato il medico, ha cercato di non dire che era proprio sola, ma tanto lo sapevamo da quella che la seguiva, e la direttrice si è fatta trovare con la psicologa. Ditemi voi se era per calmare persone che hanno perso una persona cara, era per cercare di pararsi. Questo è il problema. E nemmeno da morte è stato facile vederla. Volevano che andassimo il giorno dopo, 3 alla mattina, 3 pomeriggio, i figli sono 6. Non c'era nessun altro nelle stanzette. Allora, perché bloccare e mandare in 2 turni i figli da una persona che non c'è più? Io mi sono rifiutata, siamo andati tutti quanti insieme. Ovviamente ci hanno detto: beh, eravate in 3, potevamo, adesso non possiamo. Io ho detto: benissimo, seguiamo pure le regole, però questa cosa riscrivo ai giornali. Ma che cosa strana, nel giro di 2 ore potevamo andare alla fine, 5-10 minuti, tutti quanti insieme.
che cos'è successo? Ora, lasciamo perdere tutti i piccoli dettagli, il problema è che come se n'è andata mia mamma in questo modo, ce ne sono andate moltissime, centinaia, anzi migliaia di altre persone anziane e noi curavamo in tutto il possibile e l'impossibile mamma e papà. Cosa succede ai poveri vecchietti soli? A quelli che hanno i parenti ignoranti, che non capiscono più che tanto, che non hanno un iPad così, cosa succede? Ora, ho fatto questo video per sensibilizzare, senza andare eccessivamente in altri dettagli, vi chiedo, fatelo diventare virale, diffondetelo in giro per cominciare a sensibilizzare tutte quante le persone, medici, politici, la medicina. Non è solo farci pervenire il giorno prima che se ne andasse che avevano debellato il batterio. Non c'entra debellare il batterio se la persona si sta lasciando andare perché non ha nessuno dei suoi cari. Fa parte della scienza medica anche la relazione. È fondamentale la relazione. Allora, il Covid ha tolto tutto l'umano che c'era in giro e con la scusa del Covid le persone sono diventate ciniche, che non danno alcuna importanza che hanno di fronte. Tanto è anziano, tanto deve morire. Peccato che in Italia ci siano più anziani che bambini appena nati, quindi dobbiamo prenderci cura di loro. Sono unici, sono insostituibili, hanno una loro dignità. Quindi vi prego, aiutatemi a rendere virale questo video, a trasmettere queste cose che purtroppo succedono ancora. Grazie.